Buonasera a tutti, io sono Luca Fiore e questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it sull'andamento dei mercati finanziari. Chiusura in positivo per le borse europee che in scia dei nuovi record messi a segno a Wall Street, dove spicca in particolare il comparto high tech e l'andamento delle azioni Tesla che hanno superato la fatidica soglia dei 1.000 miliardi di capitalizzazione. I risini europei, come detto, hanno chiuso in positivo nonostante le indicazioni preoccupanti in arrivo dalla Cina, dove oramai il numero dei colossi immobiliari alle prese con che stanno riscontrando problemi nel pagamento delle cedole è salito a 4. Il nostro FTSE MIB ha chiuso in rialzo dello 0,58% a 26.970,95 punti. Le performance migliori sono state registrate da Pirelli più 2,5%, Interpump più 2,21%. Bene anche ST Microelectronics più 1,46% in scia dell'high-tech a stelle strisce e Unicredit più 1,46% che ha sostanzialmente azzerato il calo di ieri innescato dalla fine delle trattative per l'acquisizione di Banca MPS. Banca MPS che ha già chiuso con un più 1,48%, stando alle indiscrezioni il Ministero dell'Economia punterebbe a ricapitalizzare l'istituto tramite un'operazione di mercato, in particolare l'intenzione sarebbe quella di mettere in campo un aumento di capitale da 3,5 a 4 miliardi di euro. Performance positiva anche per Enel, più 1,19%. Mentre in rosso troviamo Amplifon, meno 2,85%, Saipem, meno 2,21% e Moncler, meno 0,79%. Sul completo spicca il più 13,97% di Alerion e il più 8,02% di Xperia. Mentre dietro la lavagna troviamo iPrice, meno 11,36% ed Eukados, meno 4,31%. Dal fronte titoli di Stato, lo spread di BTP Bund ha fatto azzerato la contrazione registrata ieri in scia del miglioramento dell'outlook da parte dell'agenzia Standard & Poor's, salendo del 3% a 106 punti base. Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato BTP Short e indicizzati a 30 anni. Il primo titolo ha evidenziato un rendimento in aumento di 9 centesimi al meno 0,23%, mentre nel caso del secondo il dato si è attestato al meno 0,16%. Da Money.it per oggi è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata!